Un evento a cui l'ente parco stava lavorando già da tempo, il centro servizi del Parco Nazionale del Pollino, collocato a Castrovillari, nello storico Palazzo Gallo. L'inaugurazione si è tenuta alla presenza del presidente del parco, Domenico Pappaterra, del vescovo della diocesi di Cassano, Ionio, Monsignor Francesco Savino, del sindaco di Castrovillari, Domenico Lopolito, del presidente della comunità del parco, Renato Iannibelli. È una giornata, credo, storica per questa città, perché erano tanti anni che avevamo in animo l'obiettivo di recuperare un luogo, come dire, che diventasse un punto di riferimento importante nella città del parco, e quindi stasera questa inaugurazione testimonia un impegno che viene da lontano, che è partito col contributo del parco a recuperare questo storico palazzo della città e poi, come dire, a farlo diventare anche un cuore pulsante, che verrà qui e vorrà tutte le notizie sul Pollino, come dire, le riceverà tutte, però potrà integrarsi col punto turistico della città di Castrovillari, con le Proloco, con tutto il mondo delle associazioni. Io credo che questo può diventare un punto di riferimento importante che mancava al parco, nel senso che va, se posso dirlo, a completare quella grande rete museale che abbiamo messo in campo. L'ecomuseo del parco, presso la sede del parco che è a Rotonda, che vive di una presenza straordinaria di migliaia e migliaia di persone, ma questo centro servizi che deve diventare sul versante, diciamo, calabrese, ma soprattutto per questa città, un primo punto di contatto per chi vuole impattare il parco del Pollino. E credo che abbiamo fatto una scelta bella, ma soprattutto, ripeto, anche per gli spazi che abbiamo creato, le scolaresche, i gruppi che verranno qui potranno, come dire, conoscere il parco anche in un'ora, girando in queste sale, entrando nella sala immersiva multimediale, dove lì, come dire, saranno proiettate costantemente tutte le immagini che riguardano il nostro territorio.